Ciao ragazzi, benvenuti alle ricette di Tony. Oggi facciamo questo spezzatino con funghi porcini e polenta, un piatto veramente molto molto autunnale, invernale, diciamo, in questo periodo va più che bene. Quindi prendiamo una carota, del sedano e mezza cipolla, la andiamo a fare tutti a pezzetti. Voilà ragazzi, anche a pezzi grandi, perché poi lo stufato cucinerà molto, quindi poi alla fine le verdure si disperderanno durante la cottura. A questo punto ci occupiamo dei funghi, ho dei bei due funghi porcini abbastanza grandi, li facciamo a tocchettoni grandi, in modo tale che subiranno quasi due cotture questi funghi. Voilà, a questo punto padella sul fuoco, un giro d'olio d'oliva generoso. Andiamo ad aggiungere anche uno spicchietto d'aglio intero in modo tale che dopo lo andremo a togliere. E incorporiamo i nostri funghi, li facciamo fare una bella rosolata, li cuciniamo intorno 5-6 minuti e dopodiché li andiamo a ritirare dalla nostra casseruola. Una volta che i nostri funghi si saranno insaporiti, possiamo anche aggiungere un po' di prezzemolo e poi li andiamo a togliere. Voilà ragazzi, a questo punto abbiamo tolto i funghi, a questo punto ci aggiungiamo le nostre verdure, ovvero il sedano, la carota e la cipolla per un classico soffritto italiano che si fa. Insaporiamo tutto nel sugo, nel liquido che ha rilasciato i funghi. In questo modo facciamo stufare le nostre verdure. A questo punto rilascerà anche un po' di liquido la cipolla, è normale, quindi facciamo fare questa operazione. In questo caso abbiamo riservato i nostri porcini. A questo punto siamo pronti ad aggiungere la carne, i nostri bocconcini di vitello direttamente nella nostra padella, nella nostra casseruola, e li andiamo a sigillare. Ragazzi, è soggettivo, ognuno fa lo stufato come meglio crede. Io lo faccio in questo modo e a me mi è venuto buonissimo, quindi ognuno è un mondo libero nella cucina. Quindi facciamo sigillare tutta la nostra carne, la andiamo a salare e insaporiamo tutti i sapori che ci sono nella nostra pentola. Voilà ragazzi, e dopo che la carne si è sigillata, io aggiungo 1 litro di acqua calda. In questo caso potete avere del brodo, potete avere del caldo di carne, del brodo di carne, del brodo di verdura, quello che voi avete. Io non avevo il brodo, ho messo semplicemente l'acqua. In questo modo portiamo ad ebollizione, coperchio sopra, facciamo cuocere per un'oretta. E a 50 minuti di cottura aggiungiamo i nostri funghi all'interno. Una volta aggiunti i nostri funghi a 10 minuti di cottura, gli ultimi 10 minuti li facciamo fare insieme ai nostri funghi. E a questo punto, per addensare un po' la salsa, io aggiungo un cucchiaio di farina, anche qui fecola di patate, amido di mais, quello che avete. Io ho della semplice farina comune 00, lo aggiungo, la vado a mescolare nella mia zuppa e a questo punto abbiamo quasi il nostro piatto quasi pronto. Il cucchiaio di farina farà in modo che rilascerà un po' di salsina e si addenserà, il tutto. Voilà, rimuoviamo un poco. E ragazzi, vedete, già sta iniziando a rapprendere il nostro spezzatino con carote e funghi. Voilà, ragazzi, prendiamo un pentolino, a questo punto ci facciamo un po' di polenta espressa,
250 ml di acqua, bolle, un po' di olio, un po' di sale, aggiungiamo un po' di parmigiano, facciamo questa polentina espressa per accompagnare il nostro piatto. Voilà. Anche qui è soggettivo, se avete la polenta tradizionale che la fate, io ho questa qui rapida, poi sono buonissime, velocissime, subito si preparano, quindi non c'è nessun problema di quando avete poco tempo, quindi in questo caso la polenta subito si è fatta. Bella, per un paio di persone è più l'ideale, meno di mezza confezione. E ragazzi, il piatto è pronto, ecco a voi, spezzatino di vitelli con funghi porcini e polenta. Ragazzi, al prossimo video! Voilà ragazzi, il nostro spezzatino con i funghi porcini è stato fatto. Che dire, piatto tipicamente invernale, ora siamo proprio in procinto dell'autunno. E ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle ricette di Tony, attiva la campanella per ricevere le notifiche appena un mio nuovo video verrà caricato. Ragazzi, al prossimo video per le ricette di Tony, tante cose stiamo facendo, la nuova stagione è iniziata, quindi ragazzi, al prossimo video, ciao ciao a tutti, ciao!